qua ci sono degli allocchi che sono un rapace notturno, anche questo è abbastanza comune. Si tratta, per tutti questi esemplari, si tratta di nidiacei, cioè di soggetti non ancora capaci di volare ma caduti dal nido, e che quindi sono stati raccolti e adesso stanno crescendo, stanno finendo di mettere tutto il piumaggio definitivo. Una volta pronti potranno essere liberati. Tranquillamente liberati. Questi non hanno avuto necessità di terapie se non appunto quella dell'alimentazione nelle prime fasi dell'alimentazione manuale, nelle prime fasi dell'arrivo presso il centro, perché erano chiaramente dei pulcini, quindi non capaci neanche di alimentarsi autonomamente. E adesso che sono in grado di alimentarsi autonomamente sono stati inseriti in questa voliera, per cui adesso bisogna solo aspettare che il piumaggio definitivo venga completato. Quindi ogni esemplare che raggiunge il centro viene identificato attraverso l'applicazione di un anello numerato singolarmente e di colore diverso. Questo ci consente chiaramente di individuare i singoli esemplari in ogni momento della loro degenza all'interno del centro, e quindi di risalire alla storia dell'animale in ogni momento in cui si dovesse aver bisogno. Quelli che abbiamo visto prima hanno un colore di fondo grigio, questi invece hanno un colore rossiccio. Sono le due fasi di colorazione dell'allocco. Sono più giovani? No, sono praticamente, hanno la stessa età, solo che ci sono fasi di colorazione nella stessa popolazione di individui adulti diverse, cioè ci sono individui adulti con colore di base di fondo rossiccio e altri con colore grigio.